Bene, buonasera e benvenuti a questa ultima e forse per adesso ultima appuntamento di questo ciclo Incontri Ravvicinati. Grazie per essere venuti qua anche nonostante il freddo e la pioggia. Allora, lo ricordo per chi ancora non lo sapesse, Incontri Ravvicinati è una serie di incontri, di chiacchierate con registi residenti in Italia a metà tra due culture, quindi nati da genitori nati altrove oppure emigrati essi stessi. Una chiacchierata per conoscerli meglio e per conoscere la loro carriera, ripercorrerla insieme e soprattutto per conoscere il loro punto di vista sulla realtà contemporanea e sul cinema. Ascoltare le storie di questi artisti, di questi registi, quello di stasera è il sesto, ci ha fatto conoscere la realtà italiana, a volte anche europea, da un altro punto di vista, quello di chi vive l'Europa con una fortissima delusione perché la sognava più giusta e più equa e più democratica, oppure ancora come quello di chi si sente troppo costretto in certe categorie che proprio non gli stanno, oppure chi vive a metà tra due mondi, quindi il proprio paese d'origine, l'Italia, proprio nel tentativo di costruire un ponte tra qui e l'altrove. Sono tutti sguardi d'artista però che non si limitano a contemplare la realtà ma che sentono una fortissima necessità di raccontarla e di denunciarla a volte. E la necessità è proprio il motore che ha guidato la carriera artistica del nostro ospite di questa sera che è Dagmawi Imer. Benvenuto. Grazie. Allora, Dagmawi Imer adesso faccio la biografia, è un documentarista di origini etiopi. È sbarcato a Lampedusa il 30 luglio del 2006, dopo 3 giorni di navigazione su una piccola imbarcazione di fortuna. In Italia ha realizzato 12 documentari, tra cui nel 2008 Come un uomo sulla terra. Ne parleremo dopo insieme. Ed è stato realizzato con Andrea Segre e Riccardo Biadene e che gli è valsa una menzione speciale al Bifest del 2009. Si occupa di mediazione linguistica e culturale per l'associazione Asinita Sollus e dal 2010 è vicepresidente dell'Archivio delle Memorie Migranti con cui promuove forme di autonarrazione da parte di persone migranti. Alla voce Wikipedia, Etiopi in Italia, si è inserito tra gli etiopi noti insieme alla cantante Saba Anglana. Una grande soddisfazione, o no? Devi parlare col microfono, se no non ti sentiamo. No, va bene, va bene. Va bene. Dopo... Allora, no, una cosa che invece mi ha colpito è che non è solo cinema la tua vita, è anche altre cose. Per esempio, sei vicepresidente di AMM, sì, ti occupi di mediazione culturale. Sicuramente, mi fai sedere o... Sì, sediamoci, va bene, prego. Fai come se fossi a casa tua, va benissimo. Allora, Dagmawi. Tu cresci nella Kabale numero 12 di Kirkos, uno dei quartieri più poveri di Addis Abeba. Tra poco dovremo anche vedere una camera car all'interno di questa sub-città, come si chiama. Però non hai studiato cinema quando eri in Etiopia, giusto? Sì, non per niente. No, è tutto per caso. Non io studiavo... giurisprudenza il secondo anno, non avevo nessuna idea di, neanche adesso mi considero tale, perché tutto il mio percorso per finire in questo ambiente che è il cinema è una questione di coincidenze ma anche di resistenza e cercare di esistere in qualche modo. Queste sono le condizioni che mi hanno spinto a... E quindi cosa è successo esattamente che poi ti ha fatto appassionare al cinema, al filmmaking? La prima cosa che potrei, cioè non sono così lontano ovviamente, però sono dei film americani che da piccoli che guardi, ma arrivando qui io avevo un amico, guardate questa è una cosa che magari è come un destino, una continuazione della sua vita, c'è un amico che ho perso in mare che, con il quale parlavamo quando eravamo in Addis, parlavamo del cinema, che lui andava a studiare cinema e fotografia e lui invece non ce l'ha fatta, non è arrivato
io non minimamente mi immaginavo di trovarmi con questo aggeggio in mano, mi sono trovato in questa scuola di italiano per gli stranieri che è Asinitas a Roma, che mi hanno proposto di fare un corso di video partecipativo. E non avendo niente da fare in quel momento, mi sono deciso, cioè ho detto va bene, lo faccio. Ma tutto questo è sempre una coincidenza anche lì, perché io stavo andando via da Roma, perché abitando in un palazzo occupato che nelle periferie di Roma, a Nagnina, non era possibile né trovare altri lavori né fare altre cose che possono un po' aiutarmi a pensare la mia presenza sia giusta, rimanere in questo paese. E quindi mi stavo spostando alla stazione del treno che stavo prendendo il biglietto, mi hanno chiamato dalla scuola dicendo che il corso del video partecipativo partirà. Quindi mi sono fermato così. Senti, è uno dei primi lavori, primissimi lavori che hai fatto forse proprio in questo laboratorio, è stato Il deserto e il mare, giusto? Guardiamo insieme un estratto e poi lo commentiamo insieme, va bene? Siamo arrivati in Italia dall'Etiopia, dall'Eritrea e dal Sudan, attraverso il deserto e il mare. Per chi come noi è arrivato da poco e non può tornare a casa, è difficile raccontare e spiegare cosa è successo, perché è successo. Con questo film abbiamo avuto l'opportunità di raccontare piccole tracce del nostro arrivo. Adesso è l'ora di uscire. È l'ora di rimettersi un'altra volta in questa vita. Dopo il deserto e dopo il mare. Allora, Il deserto e il mare è il risultato di un seminario video del 2007 tenuto presso la Scuola di Lingue Asinitas a Roma e realizzato da Zalab di Andrea Segre. È un documentario collettivo di un gruppo di persone fuggite dall'Etiopia, tra cui Dagmawi, il Sudan e l'Eritrea, in cui loro stessi hanno raccontato la vita dopo il deserto e dopo il mare. Una vita tutt'altro che semplice, Dagmawi, diversamente da come la si immagina forse nei paesi d'origine. Sì, tutto sarebbe più semplice se uno fosse informato prima della partenza. E uno dei motivi per me raccontare anche tutte le esperienze che abbiamo vissuto nel deserto durante la traversata non è tanto per dire alle persone di non partire, ma più che altro di informare, e se una persona è informata ha più preparazione, ha più anche convinzione di affrontare quello che li aspetta. Quindi il problema di non avere informazioni su cosa stai andando incontro ed essere svantaggiato per poter anche affrontare certi momenti del viaggio. Quindi per questo motivo sì, è sempre inatteso, e ogni persona fa il suo viaggio. C'è un viaggio collettivo, sì, c'è una massa che si sposta, sì, ci sono delle persone che si muovono, hanno una storia collettiva, ma allo stesso tempo ogni individuo, in base alla sua, a cosa ha vissuto prima, a cosa
era prima, lo vive diversamente il suo viaggio. Ma una cosa che mi ha colpito tanto, per esempio, del racconto che tu fai del tuo viaggio, è che addirittura ti hai riportato dei libri da leggere. Sì, è vero, questo è buffo non sapere. Io mi sono immaginato il viaggio come un viaggio normale. Sì, sentivo o mi immaginavo la difficoltà di trasporto, che ne so, è un deserto, quindi non sarà facile, ma avevo dei libri, un libro che è un libro papillon, cioè il suo libro era in francese, avevo quel libro, e poi un altro libro di lingue. E questo era quello che mi aspettavo del viaggio, è che magari avrò dei momenti per leggere. Altro che leggere, cioè ho dovuto buttare tutto l'acqua, cioè figuriamoci del libro, e quindi tutta un'altra cosa. Questo è... Senti, ritorniamo in quegli anni, perché del film? Perché questo documentario è stato anche il motore per l'avvio dell'archivio Memorie Migranti, in qualche modo, cioè dopo questo film è stata avviata questa associazione. Tu adesso sei vicepresidente di questa associazione, di cosa vi occupate esattamente? Allora, l'archivio sì, era un progetto comunque che ha permesso, come un uomo sulla terra, sia dalla partecipazione di Zalab, da una parte c'è la scuola d'italiano Asinitas, che poi dentro c'era l'archivio delle memorie migranti, ha permesso in qualche modo di preparare le testimonianze, perché le storie che noi raccontiamo esistevano in quella scuola, in un'altra modalità di racconto c'era già, quindi l'archivio nasce proprio con questa idea di raccogliere le memorie che poi sicuramente in futuro, e lo sono ancora, la memoria di questa Italia che si sta cambiando. Quindi io sicuramente mia figlia chiederà della mia storia, quindi farà parte comunque di questa memoria italiana, volente o nolente, noi ci siamo fisicamente, quindi anche questa memoria va raccolta, non con il concetto dell'archivio delle memorie migranti è di dare la possibilità all'immigrato stesso di raccontarsi. Questo è il primo obiettivo, ed è importante dare anche una possibilità agli immigrati di raccontarsi e di raccontare il loro punto di vista, sia sull'Italia ma anche sulla propria vita. Ecco. Allora, senti Dagmawi, l'anno successivo al Deserto e il Mare è stato un anno decisivo per te, perché insieme ad Andrea Segre hai realizzato Come un uomo sulla terra, che è attualmente uno dei tuoi film più famosi, più rinomati. Vediamo insieme un estratto. A me mi piace di raccontare che cosa è successo in Libia. Sai perché mi piace? Adesso che sto qui tranquillo in Italia, vedo la faccia di quelli che mi ascoltano. Così non che è una cosa che non puoi immaginare. No? Le cose che gli dici non sembra vero. እኔ ነጋ ጓደኛ ነኝ። ዳግማ ይባላል። ምን አዲስ ምንም የውጭ ድርጅት የለም የሚመጣ? የለም አሁን ቆሟል በቃ ማለት ያ በቃ ያስጠራል ያለው ነገር ስለሰይ ነው። ስንት ጊዜ ታሰርሽ አንቺ? ምን ያህል ጊዜ ነው የቆየሽው? እኔ አመት ከምናምን አመት ከአራቱን ከአምስቱ እና ምንም እንደው ምን ያህል ጊዜ ከእንግዲህ የምትታሰርበትን ቀን አይሰጡም? ምንም አይታወቅም። አመትም ሁለት አመትም አይታወቅም። ይወጣም ሰው የለም፣ በገንዘብም ይወጣ የለም። ምንም ምንም ፍርድም የለም። በቃ በላ ብታተኛ ነው፣ ሌላ ምንም የለም።
ህክምና ውስ ህክምና እንደፈለግክ አትሄድም። ያው ብዙ ሰዎች ታመማል። እንደፈለግ ስ ምንም ነገር ማየት አይቻልም። በአጠቃላይ ነገር ስንት ናችሁ አሁን እዛ ያላችሁት? ስንት? ወደ 700 ነው ያለን። 700? 700 አካባቢ አንድ ሰርች ማለት። Allora Dagmawi, come un uomo sulla terra racconta per la prima volta con la voce diretta dei migranti africani le modalità con cui la Libia operava il controllo dei flussi migratori dall'Africa per conto e grazie anche ai finanziamenti italiani, ricordiamoci 5 miliardi di dollari. Quanto c'è della tua esperienza personale all'interno di questo film? No, ma personale è tutto, cioè è tutto quello che... ho vissuto e anche convissuto con gli amici e quello che è emerso dal documentario. Però c'è anche quell'aspetto che per me è stato l'anno più importante, dove veramente su questa strada del documentario che ho capito qualcosa, e con Il deserto e il mare, perché ho seguito con la responsabilità anche di concludere il progetto del video partecipatorio. Il deserto e il mare è stato un anno importante, dove ho seguito dalle riprese alle traduzioni al organizzare la telecamera da destinare, quindi un po' di produzione, un po', e anche nel montaggio, quindi stare lì a vedere il montaggio come si realizza, è stato un momento di magia per me, come si può lavorare con le immagini. E poi, come un uomo sulla terra, ovviamente c'è più, registicamente parlando, c'è più il taglio di Andrea, più che mio e di Riccardo Biadene. Quindi c'è questo marchio di Andrea, lo vedi anche negli altri film, quindi anche le scelte delle inquadrature o anche lo stile di intervista è quello di Andrea. Ovviamente in quella cucina dove io facevo, qui non si vede, tutte le interviste, né Andrea né Riccardo non sapevano cosa stesse succedendo. Tutto quello che doveva emergere emergeva grazie al modo in cui mi ponevo con i ragazzi, con i miei amici, per poter far raccontare la storia o l'esperienza che hanno avuto in Libia. Perché non è, da una parte sì, tu potresti avere una storia da raccontare, ma se non c'è l'intorno, cioè l'ambiente che ti aiuta, che è la scuola che era familiare, con la persona con il quale ti stai relazionando non ti aiuta, magari non fai uscire tante storie che avresti tralasciato tanti dettagli. La parte anche più difficile, immagino, di questo lavoro, no? Sì, era più difficile per convincere, perché dalle domande le risposte erano scontate. Cioè loro erano convinti e sapevano che io so già quello che mi stanno per raccontare, quindi uscire da quella fase, lo sai, no? Lo sai, allora era quella fase lì che era difficile. Poi viverlo non è, in quel momento era anche un obbligo morale, ecco, nessuno si diverte a raccontarsi il proprio dolore se non c'è un obiettivo da compiere. Quell'obiettivo era di denunciare la Libia e l'Europa, la mistificazione e tutto quanto, e la politica, per poter ottenere un risultato a chi sta lì, sta soffrendo in Libia. Era quella l'idea che ci ha convinto. L'idea era di denunciare e mettere a disposizione il nostro corpo e la nostra storia per ottenere un risultato migliore, ma da quello che negli anni che ho visto le cose, i documentari non cambiano magari le persone, il modo di vivere, di pensare, ma la politica è difficile
influenzarla con, anche con l'opinione pubblica che è presente, che sa, ormai è impossibile, per me non è quello. Senti, facciamo un salto temporale più avanti. Andiamo nel 2010, anno in cui realizzi il documentario del titolo fortemente evocativo Cara Italia. Cara è l'acronimo di Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo. Allora, vediamo un estratto anche qui e poi lo commentiamo insieme. Abbiamo aspettato 8 mesi per avere il permesso di soggiorno. E alla fine siamo stati fortunati. Ora dobbiamo lasciare il centro, senza sapere dove andare e dove dormire. All'interno del CARA di Castelnuovo di Porto è il racconto di un'attesa, quella del riconoscimento dello status di rifugiato di Hassan e Aboubakar. Attesa che, un po' come in Aspettando Godot, anche quando si conclude nel migliore dei modi, come in questo caso, non porta davvero da nessuna parte. Ma anche questo è un aspetto che nei paesi d'origine non si conosce. E soprattutto, se non si conosce, il cinema può giocare un ruolo in questo senso? Sì, non si conosce perché ci sono tanti tipi di immigrazione, no? Perché quello che noi viviamo è diverso da quello che ha già una persona come riferimento in questo paese, che sa già dove va, che ha un parente che lo va a trovare o che gli cerca un lavoro. Noi che arriviamo attraverso il mare non abbiamo nessuno. Non c'è nessuna comunità che ti può accogliere, non conosci nessuno, né la lingua né la cultura, non sei neanche preparato quando arrivi, quindi è impossibile immaginare una cosa, una fatica per poter riuscire, no? Allora quello che si immagina magari sono, guarda, c'è più del documentario, le foto sui social cambiano molto la percezione dell'Europa da chi è rimasto in Africa. Il problema è che ciascuna persona cosa manda attraverso i social, e ancora prima che arrivino i social c'erano altri mezzi che riflettono o fanno immaginare a chi sta in Africa qualcosa di migliore, non di disastro, diciamo. Perché si mandano o i pochi soldi che si guadagnano, e nella famiglia che ha ricevuto quei pochi soldi c'è un cambiamento che si vede, che si nota. O ci sono varie informazioni false, cioè delle foto che magari non c'entrano con la vita reale di un immigrato come noi che arriva attraverso il mare. Magari si va a fare la foto vicino al Colosseo, che non c'entrano, il contesto non c'entra, no?
E quindi i documentari possono cambiare, possono magari aiutare a vedere un'altra Europa. Questo è il mio desiderio. Cioè, non, per me sono in una fase di una ricerca. Perché faccio documentari e a cosa serve? La prima cosa che è stata troppo fatta o raccontata è che il pubblico a cui rivolgersi è il pubblico europeo. Cioè l'immigrato deve raccontarsi a un pubblico europeo, non a un pubblico africano. Tante cose cambierebbero se una persona si rivolge alla propria comunità e non agli europei. Quindi da quel punto di vista mi sto anche concentrando di stare attento e non per essere autentico dal punto di vista di narrazione, ma cambia molto quando tu ti rivolgi alla tua comunità e sai che quel messaggio arriva in Africa e non a un pubblico europeo. Quindi è importante anche da quel punto di vista che tipologie di racconti devono tornare indietro. Non so, sì. Sì, guarda, è una cosa bellissima. Qualche regista che abbiamo ospitato qua ha provato a farlo, ha provato anche a proiettare film nei propri paesi d'origine, è stato fortemente criticato proprio perché, quello che dicevi tu, gli si recriminava il fatto di voler disincentivare la partenza per un qualche motivo. Senti, tu hai fatto tantissimi lavori, tantissimi documentari. Li cito così, leggo un po' di titoli: Lo Scarabocchio, Le Sagome, Caravan, L'ultimo pastore, Benvenuto a casa tua, Una relazione, eccetera. Per ragioni di tempo non possiamo parlare di tutto, chiaramente, anche se veramente ne varrebbe la pena. Dunque, tutti i registi che abbiamo incontrato in questo ciclo, Incontri ravvicinati, per tutti quanti il cinema è stato un po', una sorta di esperienza, un modo di esperire la realtà. È quasi più importante l'esperienza che non raccontarla. So, quello che vorrei chiederti a te è se anche per te è stato così o è così, e per esempio penso a Soltanto il mare, che è il film con il quale poi sei ritornato a Lampedusa a conoscere i lampedusani da un altro punto di vista. Sì, no, proprio il documentario, uno degli aspetti che a me piacciono è hai toccato un argomento, non puoi ritirarti in quanto artista e fai altri film, cioè hai toccato, devi prendere carico di quell'argomento che hai toccato, cioè tu non puoi fare l'artista senza sporcarti le mani, dire la propria opinione sull'argomento, cioè no, tu non puoi fare, cioè devi essere, stai trattando, ti stai prestando i volti, i corpi delle persone e non ti esprimi e non ti esponi. Questo è quello che per me quindi il documentario ti succhia, ti tira dentro e vivi comunque quelle amicizie, sì, nascono. Il problema spesso cos'è, Antonio? Sull'immigrazione ci sono tanti film, ma parlano dell'argomento e non delle storie delle persone. Quanti film ci sono rimasti, i protagonisti ci sono rimasti dentro? Chiediamoci quante persone abbiamo conosciuto attraverso un racconto su un film di immigrazione. Invece la maggior parte si parla dell'argomento, cioè qualunque immigrato aiuta a costruire il fenomeno, ma non ha una storia, non lo conosci, non puoi sentirlo come te, cioè il suo dolore ti parla, ma è un dolore messo insieme che forma un argomento che tu ti poni in quanto cosa posso fare dal punto di vista politico, non umano né
né vederti nella sofferenza dell'altro. Cioè, e questo è un problema nel cinema, quando si dice si fa un film sull'immigrazione. Non c'è un film sull'immigrazione, si deve fare un film sulle persone che poi quelle persone fanno parte di un gruppo che è chiamato immigrato. Quindi questo è uno dei problemi. Per l'esperienza è anche è importante, più del risultato che poi porti come produzione un film, quello che vivi è quello che ti fa veramente, che ti dà la soddisfazione, altrimenti non c'è cosa fai, il documentario non lo faresti, perché ti trascina e ti porta e non sai quando lo finisci. Senti Dagmar, vorrei parlare adesso di un'altra esperienza che non è prettamente cinematografica, ma è molto importante e senza la quale probabilmente questa rassegna non sarebbe esistita, perché sto parlando del premio Mutti. Allora, guardiamo il trailer dell'edizione di quest'anno, vediamo se qualcuno di voi riconosce qualche immagine di film che abbiamo proiettato durante questa edizione. Va pensiero sulla litorante, fatti cosa sui crivi, sui colli, oh violenza, non ti arrivi, laure dolci del suono lontano, del giordano le rive saluta, ti si e torri atterrate, oh mia patria, sì bella e perduta, un'embranza sì cara e fatale. Allora, nato nel 2008, il premio Mutti AMM è promosso dall'Associazione Amici di Giana, in partenariato con la Cineteca di Bologna, Archivio delle Memorie Migranti e Fondazione Piano Terra. Elargisce al vincitore del premio 18.000 euro per la realizzazione dell'opera presentata. Perché è importante un tipo di premio di questo tipo rivolto proprio a persone che sono immigrate in Italia? È proprio per quel discorso di cui parlavo prima, cioè dare la possibilità ai registi migranti che non possono spesso, come spesso accade, accedere ai certi bandi o finanziamenti pubblici, questo premio dà almeno qualcosa che può permettere a un regista di produrre un corto. O una cosa, ovviamente dovrà cercare in base al suo progetto, deve arrangiarsi per completare le spese, ma non c'è solo un abbandono, cioè dando i soldi non c'è la possibilità anche di essere intorno, perché ci sono vari professionisti intorno a questo premio che lavorano, che mettono il proprio tempo per poter sostenere anche i registi dal punto di vista di consulenza, di montaggio o di produzione. Quindi questo è importante perché per far uscire anche uno sguardo diverso. Sicuramente, cioè, questo è... Allora, nei film, io non vorrei essere arrogante, ma nei film ancora siamo nei contorni, cioè noi siamo... Se un regista non ti propone una storia diversa e ti ripropone la stessa società, cioè la stessa realtà che, o percezione degli italiani sugli immigrati, non ha portato nulla. Ti deve portare una storia che può sconvolgere l'italiano, cioè che può far avvicinare l'immigrato a far comprendere quella storia alla società italiana o dei bianchi, perché la società dei bianchi stiamo parlando, o dei altri.
E sicuramente manca quello. E se un Surang si mette a fare un film, sicuramente non mette come cameriere un Sri Lankese, che può essere il contrario se lo facesse qualcun altro. Quindi spesso è un'amplificazione nel cinema italiano, quando vediamo gli immigrati presenti, è un'amplificazione di quei luoghi comuni che ci sono già, che non ti propongono niente sulle persone che provengono da altri mondi. Ecco, questo è importante che si racconti, perché se questo momento non va raccontata, i nostri figli intanto non avranno nessun strumento. L'unico strumento che avranno per capire il nostro mondo come abbiamo vissuto sarà quell'interpretazione che è stato fatto su un oggetto, che è l'immigrato in questo caso. Giusto. Allora, per concludere, vorrei parlare con te del tuo lavoro più recente, che risale al 2015. Si tratta del cortometraggio Asmat. Guardiamo. Behiwe talhum de hinkum. Mazatum koinogen. Demzom awiatom kutsamru. Wela ezankum inte shafankum. Awiatna luruliu kanzana no wihu. معقتي يلن زخطرو ريسانا تنبلا ليلنا أبقمقم بحري بتيحنا أتون بولوتيكاويان ما رحتي أفريكا أبتاريخ كتنوريهم كمتوم زي كألو زي باللوم عقمي ما رحتي ناي الزمن زي بسنكهم هزبي أهدم حزن أبزح تأوجوهم حقتات جن أولادكم أيتو علوة منيهم. Allora, Asmat è un cortometraggio realizzato per non dimenticare i morti del tristemente noto naufragio del 3 ottobre del 2013, in cui morirono 368 persone. Dagmawi, è un cortometraggio che mi ha colpito molto, perché è molto diverso rispetto ai tuoi lavori precedenti, perché mischia l'animazione, la performance. E qua adesso vediamo scorrere le immagini del cortometraggio, e a un certo punto compariranno dei nomi, che sono tutti i nomi delle persone che erano a bordo di quella barca. Ci vuoi parlare di questo lavoro? Mi è stato chiesto di collaborare per l'anniversario del 3 ottobre a Lampedusa, e quindi l'unica cosa che ho chiesto e ho sentito che c'erano i nomi. Se non ci fossero i nomi non avrei fatto niente. I nomi, i veri nomi dei sopravvissuti. Non mi sono preoccupato, non mi interessava se viene visto, non visto, apprezzato, non apprezzato. Era uno sfogo, era uno schiaffo di 17 minuti, continuando a ripetere i nomi e traducendo il significato dei nomi delle persone che sono morte. E quindi per questo motivo non mi sono minimamente preoccupato da come verrà o cosa sarà, che forma avrà, non mi interessava per niente.
questo doveva, i loro nomi dovevano essere pronunciate e chi sta a guardare deve contarli e rendersi conto, contare 368 persone quanto ci si mette e percepire la quantità, perché quando diciamo 368 è finito, ma uno ad uno sentirli, soprattutto la traduzione, il significato di questi nomi disturba, e questo era quello che volevo e per quello che ho fatto questo lavoro. Infatti non esce né prima, alla fine di questo racconto, questo video, esce chi ha collaborato, non c'è un titolo di testa, non c'è niente, parte direttamente insieme ai disegni di Luca Serasini, che è un disegnatore che ha dato questi disegni. Bene, grazie mille Darnawi. Il nostro tempo finisce qua, purtroppo, mi starei con te a parlare per ore e ore, quindi ti ringrazio davvero tantissimo per questo incontro ravvicinato e spero che ci verrai a trovare presto. Spero, no, devo complimentarmi per la vostra iniziativa, infatti sono venuto da Verona perché ci credo e spero che questo spazio diventi ancora più accogliente per poter anche portare altre nuove storie, nuove realtà e che possiate anche crescere. Grazie mille, grazie. Allora, io vi ricordo che questo era l'ultimo appuntamento di questo ciclo autunnale di Incontri Ravvicinati, il prossimo sarà forse a primavera dell'anno prossimo, chissà, e vi ricordo anche che qualora vi siete persi una delle nostre fantastiche chiacchierate, la potete trovare sulla sezione video del nostro sito internet, su YouTube o anche su Spotify. Basta, ora non mi rimane che lasciarvi alla visione del film Va pensiero di Dagmawi Imer, che è il racconto incrociato di due tra le moltissime aggressioni razziste avvenute rispettivamente a Milano e Firenze e della complicata ricomposizione dei frammenti di vita dei sopravvissuti. Buona visione e speriamo a presto. Salamun, Dina, Arolker, Musie, Tedros, Thomas, Tezrom, Johanna, Johannes, Jonas, Jonathan, Jordanos.